Sì, esprimo molta soddisfazione perché nonostante l'emergenza sanitaria e quindi per un momento avevamo rinviato Reflex, questa rassegna culturale al 2021, siamo riusciti a creare un cartellone con veramente relatori illustri per il mese di agosto. Quindi Reflex per quest'anno e per l'emergenza che tutti noi sappiamo si sposta al mese di agosto, nonostante il suo periodo deputato, proprio come era nato, a marzo, a maggio, anche in un'ottica di anticipazione della stagione estiva. Comunque siamo contenti di poter presentare questi ospiti, quindi sarà un momento di confronto, riflessione. Tre eventi si svolgeranno a Villa Flaiani, mentre solo uno, il 19 agosto, con Umberto Galimberti, la location sarà Piazza del Popolo. Appena 15 giorni per mettere in piedi il cartellone con dei partner, dei compagni di ventura davvero importanti, e quindi si torna ai fasti dello scorso anno. Sì, assolutamente, nonostante il poco tempo questo non deve essere un sinonimo di scarsa qualità, e infatti devo proprio ringraziare, grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Culturale Luoghi della Scrittura e della Proloco Spiaggia d'Argento, che ci hanno permesso di realizzare questo evento nonostante il poco tempo a disposizione. Posti contingentati, ma c'è anche l'idea di un'app per prenotare. Sì, infatti, grazie che mi hai fatto questa domanda, perché avevamo proprio comunicato tramite la pagina Reflex che gli ingressi sarebbero stati contingentati fino a esaurimento posti, raccomandando la puntualità, perché ci sarà da firmare, come sapete, una sorta di dichiarazione, ma dato che negli ultimi giorni l'ufficio IAT è stato contattato da molte persone, stiamo valutando se creare un'app, di cui comunque forniremo comunicazione tramite la pagina Reflex.